Ragazzi, è un bel po' che guarda una cosa, non so che sta guardando. Siamo sempre all'Ikea, scelto. Che stai guardando? Ma che ne so, qua ci sono le immaginette, quelle che si fanno quando uno se ne va all'altro mondo. Ma perché con mosse? Non lo so, forse stanno regalando. Ja, fammela vedere un po' però, si deve vedere che è un'immagine. Poverina. Una, vediamo, tanto non si vede, è da lontano, vediamo. Mamma mia, no, non mi ricordo. Ma davvero mosse una? Non lo so, io non mi dico. E stanno mettendo in vendita perché gli hanno svuotato la casa. Certo, ma sicuramente è quella che ha creato il design di queste cose. Secondo me era signorina, non aveva parenti, e allora la vicina di casa, qualche cugina alla lontana, ha pensato di apparecchiare una tavola di Ikea, chi si compra la ciotola e ci diamo anche l'immagine. C'entra, ci diamo anche l'immagine. Ma che c'entra? È quella che ha creato il design di queste bellissime bottiglie. Vabbè, sì, ma quando era viva, ora mozza e tira uno l'immaginetta. No, vabbè, ragazzi, come può essere che capisci vabbè, sempre a modo suo? Vabbè, comunque, vabbè. Tutto questo a 10 euro. No, vabbè, vabbè, ragazzi, ha capito, sembra a modo suo. Allora, questa ragazza, fantastica ragazza, bellissima ragazza, invece è quella lì, la creatrice di questo design. Non capisci mai nulla, quella è morta e ti danno l'immaginetta con la ciotola. Certo. E poi vanno in beneficenza questi soldi. Ma futurissimi, ma chi te l'ha detto? L'immaginetta immaginaria. Vabbè, va, saluta, saluta. No, vabbè.